Chiare, fresche e dolci erano le acque cantate da Francesco Petrarca. Di questi tempi dovremmo aggiungere anche altri aggettivi: poche, scarse o addirittura assenti. Senza la pioggia, che non cade in modo significativo ormai dall'autunno 2021, avere risorsa idrica a disposizione nelle zone di montagna richiede uno sforzo organizzativo e logistico non da poco. I volontari dell'AVAB Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello fungono di fatto da acquedotto mobile. Con un paio di mezzi riescono a trasportare fino a 250 ettolitri a viaggio. Abbiamo delle malghe che resistono due giorni con 25.000 litri, Cima Grappa che resiste un giorno con circa 10.000 litri, perciò adesso nel periodo luglio-agosto che sono in ferie, Cima Grappa e altre malghe chiedono un viaggio al giorno. Le località da servire sono tante, i mezzi vanno sempre tenuti in perfetta efficienza anche per l'eventualità di incendi. Si arriva dappertutto o quasi, ma con grande dispendio di energie e tempo. Quest'anno è un problema delle gallerie, che dobbiamo fare il giro per il Mont Fenera per arrivare alla Maiga Domador, Piz, Lago dei Mure e altri. Bisogna fare il giro dalla Pederoba, far tutta la salita, compreso il Palon, e per arrivare in Bocca della Forca, che dall'altra parte a Campo Croce, se fosse aperto le gallerie, un'ora e un quarto, un'ora e mezza di viaggio in meno. La perizia di chi guida i mezzi e la volontà di mettersi a disposizione per molte ore al giorno per fornire anche ai più lontani un bene indispensabile come l'acqua rendono questo servizio ancora più meritevole e utile.